Avvocato Antonella Sotira, presidente Ius Custado, è bellissimo ritrovarci ancora una volta insieme. La disfida è pronta, ma oramai la disfida ha lasciato spazio a tutto un insieme di elementi talmente importanti come i destinatari della rifa di questa sera, che oramai veramente la serata è multifacciale. Sì, stasera ci occuperemo prevalentemente di donne. Non solo dal punto di vista della bellezza, infatti abbiamo voluto fare una serata più glamour del solito, a sfondo giuridico, perché il diritto della donna è anche il diritto di essere bella, di essere tutelata nella sua bellezza, nella sua fragilità, nella femminilità, per cui la femminilità va ostentata, ma non violata, quindi va portata. Abbiamo testimonianze sin dalla Bibbia della bellezza, della sensualità femminile, dove senza pudore venivano decantati i seni oppure le bocche di melograno di questa bellissima sulammita. Per cui oggi siamo qui ad omaggiare le donne, a lottare contro la violenza alle donne e poi anche a parlare di solidarietà verso i bambini. Quindi questa raccolta benefica a favore dei bambini, più che dei bambini, delle famiglie che, essendo fuori sede, si ritrovano purtroppo a dover portare molti bambini presso l'ospedale Bambin Gesù di Roma e quindi hanno bisogno di essere sostenuti. La raccolta fondi infatti questa volta non è per la ricerca contro la fibrosi cistica, perché Ufficium, la Onlus che è affiliata all'Associazione Fibrosi Cistica Nazionale, si occupa proprio dell'accoglienza delle famiglie che sono fuori sede. Parleremo poi anche di moda, perché in questa serata lanceremo questo corso di perfezionamento in diritto e diritti della moda, fashion law, per usare un termine inglese, e quindi avremo con noi uno famoso stilista romano, Gai Mattiolo, che sarà il nostro testimonial del corso, che ci ha consentito di essere più belle del solito indossando i suoi abiti. Esatto, tra l'altro anche i nostri. I nostri abiti. E poi il corso, e poi poseremo, chiederemo a tutte le donne, a tutti gli uomini stasera di posare per il calendario contro la violenza alle donne, calendario Ius 2016, che presenteremo poi il 18 dicembre. Ecco appunto, avvocato, siamo, e questa è l'ultima domanda perché poi la lascio che i suoi ospiti stanno arrivando, questi cappelli che hanno fatto da set e da scenografia alle nostre interviste, ecco, mi spiega il perché di questo allestimento strepitoso? L'allestimento è stato realizzato dagli architetti del gruppo Arc Design, capeggiati da Luca Lazzarotto, e abbiamo voluto utilizzare i cappelli dando il senso religioso del cappello. In molte religioni si usa mettere il cappello per ricordarsi che sopra di noi c'è Dio, ci si copre con la kippah, lo fanno i nostri fratelli ebrei, noi invece non lo facciamo per freddo, non viviamo in un'epoca, in un posto molto freddo, lo facciamo per vanità, ma in questo caso volevamo ricordare anche questo senso dell'essere sotto qualcosa e quindi essere coperti da un cappello per ricordarci la nostra spiritualità e anche la nostra bellezza. Mi piace, avvocato, chiudere con questo messaggio molto bello, il glamour che però si unisce ad un messaggio di pace e di solidarietà. Grazie avvocato e buona serata.